Ciao a tutti, quella che vedete qui alle mie spalle è la stazione di Kyoto e adesso vi porto all'hotel New Hankyu Kyoto. È molto veloce arrivarci, ci vuole veramente poco tempo e adesso vi faccio vedere tutto il percorso. Praticamente voi prendete l'uscita questa dove si vede la Kyoto Tower, quindi è molto facile. Stazione di Kyoto alle mie spalle, Kyoto Tower davanti a voi. Se per caso uscite da un'altra parte, sappiate che avete sbagliato, ma vi basta guardare una qualsiasi mappa all'interno della stazione di Kyoto per trovare in modo veramente facile questo punto di riferimento, perché veramente non potete sbagliare, insomma. Kyoto Tower, ricordatevela per arrivare alla zona del vostro hotel. Ci sono varie cose da dire riguardo questa zona, poi trovate anche in altri miei video sul mio sito www.marcotogni.it, però quello che c'è da dire è che qui ci sono veramente tante cose da fare la sera, nel senso ristoranti, cose un po' così, no? C'è chi magari dice, ah no, lì in zona stazione di Kyoto non c'è niente, ma invece ci sono un sacco di cose. Per esempio qui sotto, dove c'è questo porta, si chiama, è tipo una zona di negozi, ristoranti, eccetera. Intanto, sempre punto di riferimento Kyoto Tower e stazione di Kyoto, eh? Porta, dicevo, poi laggiù c'è Isetan, che è un grande magazzino in cui all'undicesimo piano ci sono un sacco di ristoranti. Dall'altra parte ci sono Esti Road avanti, che sono altre parti dove si può mangiare. Insomma, c'è veramente di tutto. Poi di qua c'è Yodobashi, camera per fare acquisti, un po' di tutto. Secondo me è un'ottima zona questa, perché da qui si parte un po' per andare in tutta Kyoto, in altre zone, Osaka, Nara, Himeji, Hiroshima, un po' dappertutto, quindi se uno ha l'hotel qua non è male. Quindi ho attraversato la strada, stazione di Kyoto qui alle mie spalle, qui sopra, vi ricordate ovviamente, c'è la Kyoto Tower. Cosa faccio? Vado di qua e in pochi metri ci saremo. Insomma, dicevo che questa è una zona secondo me perfetta per venire a dormire. Ovviamente ci sono anche altre zone di Kyoto altrettanto valide, eh? Cioè non è che sia l'unica valida, poi sul mio sito le trovate un po' tutte e vi illustro un po' tutto quanto. Comunque, insomma, è una bella parte. Intanto qua c'è ovviamente la Kyoto Tower, il Kyoto Tower Hotel che vedete in un altro mio video, ma se proseguiamo da questa parte in pochi istanti, intanto vedrete laggiù c'è Yodobashi, Kyoto Yodobashi, negozio di elettronica. Quindi Yodobashi qui, andate da questa parte, stazione di Kyoto, quindi Kyoto Tower là sopra piccolina. Qui c'è l'hotel Oke Club che vedete in un altro mio video. E proseguite da questa parte e vedrete che in pochi minuti arriveremo nella zona del vostro hotel, proprio lì davanti vi porto. Insomma, sono delle ottime soluzioni queste per dormire qui nella zona appunto della stazione di Kyoto. Poi qua partono tutti gli autobus, anche per andare all'aeroporto poi del Kansai, anche se sinceramente per arrivare all'aeroporto del Kansai io vi consiglio di prendere il treno Haruka Express, che vi porta direttamente in modo molto facile. Poi dopo ognuno ha la sua scelta, c'è chi preferisce gli autobus, eccetera, magari anche c'è più comodo con i bagagli, secondo qualcuno, eccetera. Insomma, avete visto, pochi istanti, io praticamente dalla stazione sono andato verso la zona della Kyoto Tower, sono andato a sinistra e qua eccoci all'hotel New Hankyu Kyoto. Ottimo hotel. C'è da dire che dalla stazione potevate anche ovviamente andare da questa parte, ok? Perché vi ho fatto vedere la strada leggermente più lunga di 50 metri? Per il fatto della Tokyo e della Kyoto Tower, perché dandovi quel punto di riferimento lì secondo me non sbagliate. È chiaro che poi la mattina quando siete qua in hotel e dovete tornare verso la stazione, potete anche scendere di qua da Porta, che arrivate comunque alla GR, alla metropolitana, gli autobus, però ovviamente se da sotto vi dicevo scegliete qua, andate di qua, andate di là, era un pochino più difficile secondo me. Comunque, hotel New Hankyu Kyoto, ottimo hotel, dicevo, con anche vari ristoranti, varie cose all'interno, insomma un'ottima qualità questo hotel.
E direi che per questo video è tutto. Dalla stazione di Kyoto al New Hankyu Hotel, venite a visitare il mio sito www.marcotogli.it. Al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!